Buongiorno, bentrovati, benvenuti in nuovo appuntamento con il nostro spazio dedicato alle vostre telefonate, al filo diretto. Saremo insieme fino alle ore 12:27 circa, poi dopo una breve pausa naturalmente ci sarà il telegiornale, il nostro classico appuntamento delle 12:30. Io mi chiamo Dede Vinci, vi accompagno a questo spazio, numero telefonico 0131 23 10 92. Abbiamo già una telefonata in linea, ma prima di passarla volevo dire, siamo entrati ufficialmente in par condicio. Avete visto anche le interviste che stiamo facendo in questo periodo e tutto ciò che riguarda il mondo della politica, delle elezioni, quindi in provincia di Alessandria, che riguarda Alessandria, Acqui Terme o altre città interessate appunto all'elezione dell'11 di giugno. Ovviamente cerchiamo di avere un atteggiamento di equidistanza da tutte le parti politiche e da tutti i sindacati, per cui, da tutti i sindacati. Da tutti i partiti, per cui chiederei per favore di non fare riferimenti o nomi precisi a personaggi che sono coinvolti in questa campagna elettorale. E adesso sentiamo la prima telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, senta, volevo sapere, è possibile avere un po' di illuminazione su Corso Carlo Marx e gli asfalti sui marciapiedi di Strada Casalcermelli? Grazie. Ok, allora diciamo così, questa è naturalmente la funzione anche di questa trasmissione di poter portare all'amministrazione pubblica quelle che sono le vostre richieste. Prendiamo nota e atto di quello che dice ogni singolo telespettatore su quelli che sono gli interventi e richiesti. Certamente i lavori e le segnalazioni che insomma ci arrivano sugli interventi da fare in ogni zona, noi le trascriveremo e le porteremo. Non so se ci saranno ancora le telefonate in diretta, quando ci saranno gli ospiti politici, eccetera, eccetera, o come saranno regolamentati, perché il regolamento dobbiamo ancora definirlo, deve arrivarci, e poi dopo vi racconterò, vi spiegherò. Sentiamo ancora, pronto? Buongiorno, Buongiorno. volevo segnalare una situazione di potenziale pericolo su Viale Bregata Ravenna, al lato dove c'è la pista ciclabile, all'altezza del parcheggio del dopolavoro ferroviario. C'è un gruppo di pini, dei quali uno è completamente secco da 2 o 3 anni, è un pino molto alto e grande. Non vorrei che prima o poi il tronco marcisse e cadesse sulla sottostante strada oppure sulla pista ciclabile del cavalcavia. Allora, Se potesse far intervenire qualcuno. esatto, Brigata Ravenna è quello, Viale Brigata Ravenna è quello del cavalcavia. Del Lei cavalcavia, dice di fronte al parcheggio del dopolavoro di ferroviario, fronte intanto. all'ingresso del. Ok. Che, E ecco, lì di c'è fronte. Ci un sono albero. cinque, ci sono 5 o 6 pini, uno dei quali è completamente secco da 2 o 3 anni. E se cade quel pino può creare dei danni seri, può creare. Bene, noi lo segnaleremo naturalmente, però fate in questo caso, quando ci sono cose che insomma ritenete pericolose, chiamate anche il corpo di polizia municipale o chiamate un'autorità in comune, segnalate. Lei ha fatto bene a dirlo anche qua in televisione, così siamo al corrente tutti e Perché lo magari segnaleremo. avete più, forse vi ascoltano più voi che noi cittadini, No, non lo no, va so. bene, certo, grazie. No, no, Grazie, questo. buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Naturalmente divulgare poi le notizie, rendere partecipi anche tutti coloro che stanno guardando il programma, rende più efficace la telefonata. Noi siamo un po' un amplificatore, però insomma, quando c'è qualcosa che ritenete abbastanza pericoloso o insomma urgente, chiamate pure, non aspettate di trovare la linea libera del nostro programma, ma chiamate proprio le autorità perché. Adesso io non so quanto sia urgente l'intervento richiesto lì, sono anni che è secco, per adesso c'è ancora. È anche vero che in questi giorni c'è stato parecchio vento, qualche albero ha ceduto in via Casalbagliano piuttosto che in altre zone della città. E quello è ancora in piedi, però insomma, visto che tra l'altro si prevedono giorni non proprio belli, vista la pioggia e il tempo che imperversa in provincia di Alessandria, anche se
non è la provincia peggiore, perché ho visto le previsioni riguardano più altre zone del Piemonte, le emergenze, diciamo. È stato segnalato un allarme giallo, di colore giallo, per quanto riguarda le piogge nel Verbano, Cusio Ossola, insomma da quelle parti. Qui non c'è ancora un allarme vero e proprio, e forse non c'è neanche, non è neanche previsto. Però in questi casi, insomma, la pioggia potrebbe influire. Sentiamo un'altra telefonata, se c'è. Pronto? Non sento, non so se c'è. Comunque, volevo dire un'altra cosa. Stasera, a proposito di insomma, cose che si possono dire, no? Ci sarà un dibattito pubblico dove sono candidati anche, dove ci sono i candidati a sindaco che si confronteranno, e che viene organizzato dall'ASCOM, per cui in Sala Ferrero, se non sbaglio, Teatro Comunale, per cui magari potete andare anche a sentire, visto che sarà un'occasione, insomma, per vederli dal vivo, sentire il tono, eccetera, eccetera. Sentiamo la telefonata allora. Pronto? Signor Dedi, buongiorno. Buongiorno. Sento le lamentele dei cittadini, sì, a riguardo alle cose che succedono. Sì. Ma il comune non potrebbe incaricare una persona a controllare in giro tutte le magagne che ci sono, così a voi vi lascerebbero un po' di posto per altre telefonate. Certo. Capisco che i cittadini si preoccupano, però anche il comune dovrebbe capire queste cose, le sente. Buona giornata. Grazie, grazie, buona giornata. Qualche tempo fa stavo facendo delle interviste, una signora mi ha citato, una signora di via Milano, mi ha citato un sindaco del passato che aveva l'abitudine di girare la città in bicicletta, di fermarsi a parlare con tutte le persone. Credo che fosse una cosa che si poteva fare forse in altri tempi. Comunque è un metodo valido, quello di ascoltare le persone che si incontrano per strada, ma sarà sempre molto difficile riuscire a raggiungere tutti i sobborghi, tutte le zone che richiedono un intervento, per cui credo che più che una persona che vada in giro, forse sarebbe utile avere un vero e proprio ufficio dove telefonare, un po' come state facendo voi con noi, dove telefonare, dove c'è qualcuno che ascolta, qualcuno che comunque di mestiere poi sente gli umori, capisce quali sono le cose più urgenti, capisce dove fare gli interventi e come predisporli, o come comunque parlare con la gente e tranquillizzarla. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, sono Andrea d'Alessandria. Sì. Guardi, io quando ho sentito che il sindaco vorrebbe partire con la sua campagna elettorale da Baralba, si dovrebbe anche ricordare che quella è una zona che dal comune siamo stati proprio abbandonati. In automatico non potrebbe dire: guardi, ci vediamo anche un po' più spesso con i cittadini di quella zona, perché noi siamo stati abbandonati completamente dal comune e dalle case popolari. Lei poi dice quelle cosa, zone. Se via Norberto Rosa, quelle zone là. Poi un'altra cosa, è capitato che sono andato alla cittadella, ho visto, poi ho anche le foto su Facebook, una struttura murata al muro della cittadella, che io ho chiesto anche i vigili, gli ho fatto vedere i vigili anche questa foto, mi vengono a dire: ma noi cosa ci possiamo fare? Non lo so, gli ho detto, è un affare storico, cosa noi facciamo? Ci facciamo murare, facciamo fare anche le porte nei muri della cittadella? Ha visto però che ieri, no, e anche oggi è in prima pagina su tutti i giornali, ieri c'è stata la visita di Chiamparino, che la regione Piemonte farà partire questo piano. E alla fine alla cittadella faranno in modo di scaricare anche qualche immigrato dentro, tanto giusto per mangiare i soldi a noi italiani, perché alla fine faranno anche quello per loro. La ringrazio. Grazie, padre. Grazie a lei per la telefonata. Non c'è molta fiducia su questa situazione, soprattutto il tema immigrati poi prima o dopo spunta da qualche parte. Dicevo, la cittadella adesso ha ricevuto i soldi, è stato dato il via ai progetti,
avete sentito, entro un anno sicuramente si vedranno i primi risultati di ristrutturazione, insomma di rilancio di questa fortezza veramente importante per noi. Riguardo al resto, i quartieri che sono stati più o meno curati o trascurati, riguardo al fatto che una campagna elettorale parte di qui o di là, beh, insomma, questo è già un tema elettorale, non vorrei inoltrarmi quello. Sentiamo, pronto? Buongiorno. Buongiorno, dove ci chiama? Sì, io chiamo ad Alessandro. Io volevo chiedergli un'informazione, tutto di quello che lei sta dicendo non è niente. Volevamo sapere se la piscina comunale di Alessandria apre. Questa è... Non la sento più. Dicevo, comunque questa è una bella domanda perché secondo me non lo sa nessuno. Il mandato per darla in gestione a privati è scaduto l'altro ieri. Voleva aggiungere qualcosa? Non ho capito, sento una voce in lontananza. Se non voleva aggiungere niente, grazie. No, volevamo sapere solo quelle perché l'ultima cosa che ci è rimasta in Alessandria di divertimento ce lo chiudono. Certo. Grazie per la telefonata. Adesso le rispondo per quello che so io, che poi è quello che potete leggere anche sui giornali. Con la piscina naturalmente siamo tutti molto affezionati, siamo cresciuti tutti lì, abbiamo imparato a nuotare in quella piscina. Naturalmente la piscina comunale di Alessandria rappresenta veramente una di quelle strutture storiche dello sport, dell'attività diciamo ludica, dell'attività che poi in qualche modo impegnava il nostro tempo libero. Ci sono stati anni splendidi per la piscina, ci sono stati anni meno, diciamo dove riscuoteva meno successo. Naturalmente poi tutto dipende da chi ce l'ha in gestione, ma anche dalle condizioni generali, cioè se tu mi dai in gestione una piscina per qualche anno io farò un certo tipo di politica e di lavori. Se la concessione della piscina dura più anni, allora probabilmente investirò più soldi. Adesso io non so come è andata a finire, ci sono vicende legali in mezzo, però diciamo dall'altro ieri deve partire un nuovo bando per la gestione della piscina. Non so quanti sono coloro che parteciperanno, forse credo ce ne sia uno per il momento, però speriamo insomma che si arrivi a una conclusione. Non credo che si riescano a risolvere tutti i problemi prima dell'estate, l'estate ormai è imminente, per cui mi sa che quest'estate dovremmo fare a meno di questa piscina, almeno credo, però si può sempre sperare nei miracoli. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Vinci, sono Manuel. Buongiorno Manuel, buongiorno. Momento drammatico. Vorrei intervenire su una cosa e renderla anche per capire cosa ne pensa lei, perché lo sa che mi interessa sapere cosa ne pensa lei delle sue idee. Cioè io parto da questo, tema sull'Alessandria Calcio. Allora, tantissimi adesso sperano che il Livorno ci faccia il favore sabato. Io le dico, spero di sbagliarmi, però se io vado a pesare le motivazioni che può avere la Cremonese e quelle che può avere il Livorno, cioè sinceramente la speranza penso che sia proprio minima, perché il Livorno il massimo che può fare è lottare per il terzo posto. La Cremonese sa che vincendo a Livorno ha vinto, perché poi l'ultima gioca contro l'ultima in classifica, dunque se vince a Livorno ha vinto il campionato, va in Serie B. Cioè le motivazioni contano, cosa che noi quando invece eravamo in testa non abbiamo fatto, perché noi quando eravamo in testa abbiamo pareggiato e perso con squadre che avevano meno motivazioni di noi. È lì che abbiamo perso il campionato finora. E volevo dire questo, anche poi che il presidente Di Masi si appelli pubblicamente a fare l'appello spero nella sportività dei giocatori del Livorno, la trovo patetica la cosa, perché comunque io non penso che i giocatori del Livorno, il Livorno e i livornesi ci vogliano fare un favore, anche perché tra noi e i livornesi non è che c'è questo amore, questo affetto per cui ci possano anche fare un favore. Io penso che ai livornesi faccia più piacere che vada la Cremonese. Già, io dico la mia cosa, poi spero di sbagliarmi, spero che il Livorno faccia una gran partita e vinca. Certo. Ma noi dobbiamo andare a vincere a Tivoli con la Lupa Roma, e visto le ultime trasferte degli ultimi mesi, anche questo non so se riusciamo. Certo. Poi un'ultima cosa, Evacuo in intervista ha detto che fa appello ai tifosi che vadano in massa a Tivoli.
Io vorrei dire una cosa, nessuno può dire niente su noi tifosi, perché li abbiamo seguiti ovunque, cioè facendo anche, muovendo anche delle masse a Cremona 2000, a Como 1000 e passa, cioè potrei fare un elenco devastante. E siamo una tifoseria che molte squadre di Serie A, anche in Serie A, si sognano. Dunque, noi il nostro l'abbiamo fatto e lo faremo fino alla fine, almeno per quanto mi riguarda. Poi, il momento delle critiche, se non andiamo in Serie B, ci sarà. Cosa che comunque io ho sentito dire da tanti, che se quest'anno non si va in Serie B, il prossimo anno col cavolo che fai 4.000 spettatori al Montegazzo. Grazie, buongiorno. Grazie, grazie Mano. Se non sbaglio la partita è sabato pomeriggio, no? Alle 16.30, siamo tutti lì in attesa di vedere questo incontro dell'Alessandria e in quella giornata di sabato si saprà veramente o molto probabilmente quale sarà il futuro, se in Serie B o se invece dovremmo sottoporci alla lunga sfida dei playoff, che naturalmente sono un altro campionato, vale un altro campionato intero. Io non so che dire, faccio questo mestiere, so bene che delle volte i presidenti, i personaggi pubblici, magari nell'ambito di un discorso dicono una frase. Io non credo, o voglio sperare, che il presidente non abbia detto mi affido all'onestà dei giocatori avversari perché non combinino il biscotto con la Cremonese. Magari è stata pompata un po', voglio dire, questa storia. Poi c'è molta ansia, c'è molta pressione sulla squadra. Io non mi esprimo perché veramente è difficile. Abbiamo tutti, no, un po' una delusione nel cuore piuttosto forte. Speriamo che si possa ribaltare la situazione, che possiamo ritornare primi in classifica già in questa partita. Speriamo bene. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare una domanda al capo della provincia, credo, che doveva partire il progetto attuativo per il piano di abbattimento delle nutrie, che abbiamo le nutrie anche qui a Val Madonna, in paese. E questo piano non sappiamo più nulla, se è già partito, se inizieranno a fare qualcosa, che doveva partire da gennaio 2017. Non lo so, non so rispondere, comunque gireremo la domanda. La ringrazio. Comunque lei parlava di Val Madonna, giusto? Sì. Val Madonna, allora gireremo la domanda e poi magari saremo in grado di dare una risposta, sì, prossimamente. Perché siamo invasi anche nei campi, dovendo andare nei campi siamo aggrediti da questi animali, specie dove ci sono dei fossati, ma adesso li abbiamo notati anche dove non ci sono i fossati, cioè verso l'alto del paese, non solo nel piano, nella pianura. E siccome la provincia doveva partire questo piano di abbattimento, ora non sappiamo più nulla. So che altre province di Asti e dintorni sono già partite. Ah sì? Sì. Beh, ha fatto bene a dircelo e a informarci. Va bene. Chiederemo appunto, sì. Gireremo la domanda. Grazie, grazie per la telefonata. Grazie, buongiorno. Grazie a lei. Devo dire che in effetti su questo tema abbiamo dei telespettatori che sono quasi dei fotoreporter ormai, che ci mandano le foto di tutte le situazioni che vedono un po' strane, un po' particolare. E mi ricordo di due o tre foto che mi sono arrivato di nutrie, diciamo, al fiume, no? Vicino al fiume, o che nuotavano addirittura. Io non sono un grosso intenditore di animali da fiume o queste cose qui. Le nutrie ci sono un po' ovunque, credo, nelle campagne e nei fiumi. Però queste foto erano abbastanza impressionanti. Poi abbiamo naturalmente altri reporter che ci mandano foto da altre zone della città. Se voi vedete qualcosa che non va bene, avete il telefonino a portata di mano, fate la foto, poi ce la mandate via mail o ci telefonate, vi diamo noi le indicazioni per mandarcela. Prima o dopo saremo in grado di fare una specie di collage di queste foto e di farvele vedere. Comunque molte volte servono a rendere l'idea, perché quando si parla di un problema, di un'emergenza, non si capisce mai fino a che punto è un'emergenza o no. Con la foto si capisce di più.
Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Signor Vinci, buongiorno. Buongiorno. Guardi, io chiamo da Spalto Rovereto. Sì. Volevo avere un'informazione. Prima qui c'era un divieto di sosta 24 ore su 24. Ora questo divieto, che è una cosa europea, così mi è stato detto perché io non me ne intendo, questo divieto è stato tolto. Allora, non si può più passare sulle strisce pedonali, perché qui è tutto un andare e rivieni di macchine e bisognerebbe vedere cosa c'è. Prima almeno, magari con questo divieto, insomma, la gente non parcheggiava ovunque, capisce? Quindi, guardi, è Spalto Rovereto dove c'è la tabaccheria, Rovereto dove c'è un'edicola del giornalaio. Ma di fronte allo stadio cos'è? Sì, di fronte allo stadio. Io sono basita, guardi, perché... Perché lì prima c'era un divieto di sosta che adesso è stato tolto, lei dice. Sì, è stato tolto e tra l'altro io un signore stamattina mi dice hanno tolto quel divieto di sosta, mi piacerebbe sapere, almeno prima magari i vigili facevano delle multe. Guardi, io non ho la macchina, ho un marito invalido e quindi di conseguenza mi affaccio al balcone, però sono io quella che esce a fare la spesa. E ieri pomeriggio in effetto lì c'era... Ma bisognava vedere che roba, macchine parcheggiate sui marciapiedi. Guardi, se le capita, come dicevamo prima, di avere un telefono a portata di mano e dalla finestra magari fare una foto alla situazione generale, una foto larga dove si vedono tutte le macchine, lei ce la mandi. Noi naturalmente proveremo ad arrivare in zona a vedere cosa succede. Perché qui, guardi, cominciano il mattino e mattino a mezzogiorno e finiscono poi alla sera, capisce? Quindi io non sono rimasta basita da questo, perché c'è sempre stato questo divieto. Vabbè, le macchine parcheggiavano, però poi se ne andavano. Adesso è una cosa all'infuori del... Io l'ho notato solo da 3 o 4 giorni, perché non me ne intendo, quindi non voglio essere... La ringrazio, signora. Grazie a lei per la segnalazione. Bisogna dire che ci sono momenti diversi della giornata... E ci sono momenti in cui un po' in tutte le strade c'è un aumento, diciamo, dei veicoli che hanno bisogno di fermarsi un attimo e quindi creano tutti questi caos. Adesso io questa storia di Spalto Rovereto non la conoscevo e fa bene la signora segnalarcela, gireremo anche questa domanda. Ci tengo a precisare che comunque noi le domande che si possa... poi avere una risposta in diretta quando ci sarà il sindaco, quando ci saranno altri ospiti, diciamo sull'argomento, non so se potranno farlo, perché poi sennò diventa campagna elettorale, perché poi sennò diventano promesse e invece oggi si può parlare solo di cose che sono già state fatte, non di quello che si farà, per cui molte volte le risposte non arriveranno, ma le domande che noi gireremo gliele faremo avere. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo fare un po' di polemica adesso. Prego. Sulla festa del 25 aprile della sì. Liberazione. La festa della Liberazione è una bella cosa. Però noi ci dobbiamo chiudere in casa per andare a festeggiare la festa della Liberazione. Non siamo mai stati prigionieri come adesso. Ha ragione. Che festa è della liberazione? I nostri padri sì che ci hanno liberati. Adesso siamo prigionieri in casa. Non puoi uscire di casa, devi mettere gli allarmi, porte blindate. Ma da dove siamo arrivati? Un'altra sì. cosa. Tutti parlavano degli antifascisti. Ma noi con chi siamo alleati adesso? In Europa. Guardi, lei sta ponendo dei temi piuttosto ampi e importanti. Importanti, ma... No, io mi ero anche stupito che non fosse ancora arrivata una domanda sul 25 aprile, perché in effetti è stato un momento in cui più che celebrare e festeggiare abbiamo pensato, no? Siamo stati portati a pensare, perché ci sono state le manifestazioni dove ci sono stati i partigiani, l'altro dove ci sono stati gli ebrei, gli altri dove ci sono stati i palestinesi invitati, eccetera, eccetera.
È un tema piuttosto lungo e difficile da affrontare. E adesso abbiamo l'ultimo minuto. Io la ringrazio per questo invito alla riflessione. Se permettete, chiuderei con una sola cosa. Ci sono stati parecchi giornali, parecchi articoli, diciamo, che abbiamo sentito, abbiamo letto, riguardo a questo fatto di non vedere il motivo di festeggiare, di celebrare questa liberazione, perché in effetti siamo prigionieri di ben altre cose. Quella è stata una liberazione, ma forse oggi abbiamo bisogno di un'altra liberazione, di una liberazione, come diceva il Signore, dagli arresti domiciliari, cioè di poter uscire di casa, di poter avere quel minimo di diciamo tranquillità economica da poter disporre della propria vita in una maniera più, diciamo, dignitosa e più in qualche modo degna di essere vissuta. Purtroppo invece la crisi economica e tutto quello che è seguito ci ha riportato indietro. Quelli erano gli anni, no, sorridenti, gli anni della grande fiducia, del rilancio economico, in cui magari si andava tutti in un cortile a guardare la televisione che aveva solo Rai 1 che trasmetteva, però c'era ottimismo, c'era felicità. Oggi non si vede questo. Magari la liberazione dovremmo cominciarla a pretendere anche da questo punto di vista e non solo celebrare quella di tanti anni fa. Siamo arrivati al termine, vi lascio al telegiornale, magari riaffronteremo questo tema nella giornata di domani. Grazie per l'attenzione, buona giornata.